Ringrazio dell'invito a questo importante convegno dove si è parlato e si sta parlando dell'efficientamento energetico, dell'innovazione, di cluster e di CAM che sono iniziative, soprattutto per quanto riguarda i cluster, estremamente interessanti per il rapporto e l'integrazione che possiamo avere come imprese con questo nuovo strumento e anche per il sostegno al mondo intero dell'edilizia che sta vivendo una crisi ormai sembra fuori, quasi superata, ma insomma è ancora piena crisi e questo è uno strumento che può effettivamente aiutare le imprese. La posizione di LAPAM ovviamente è una posizione nella quale la formazione è importante, fondamentale, riteniamo che questo percorso sia da implementare, è già stato fatto, abbiamo al nostro interno delle iniziative che possono e persone qualificate che possono aiutare in questo senso e riteniamo comunque che tanta strada si sia ancora da fare, vogliamo essere in questo progetto attivi, vogliamo contribuire anche come imprese e affinché il nostro progetto per le costruzioni di domani sia sempre più legato a domotica e efficientamento energetico al servizio appunto della collettività e del nostro sistema e le imprese, l'apporto che possiamo dare al nostro territorio è da cogliere e da ritenere importante anche perché abbiamo un efficientamento da realizzare sulla maggior parte degli edifici e questo è un nostro obiettivo che ci poniamo come impresa, come LAPAM e come possibilità che questo possa avvenire nel miglior modo e nel miglior efficientamento possibile.